L'ultima partita dall'altra parte del mondo, l'ultimo bagno di folla in Asia, l'ultima sfida. Anche perché la Juventus passa da un clima, diciamo, autunnale. Esatto, ha toccato appunto Australia e Asia. Molti di loro partiranno per andare in prestito a giocare, qualcuno invece, un altro che potrebbe avere le valigie pronte, allarga il gioco per Maček. Il cieco appoggia all'indietro, spingere Maček, però in questo caso è un po' timido, forse si fanno sentire anche 30 gradi. Ancora il 18enne cieco appoggia all'indietro per bene, orizzontale per Pjanic, che questa volta si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Maček non si intende, cambia con Pereira. Benatia subito di prima per Maček, prova a chiuderlo Chang Su-Ki, entra in scivolata, commette fallo, dice di aver preso il pallone il giocatore di Hong Kong. Non è di questo avviso l'arbitro, punizione Juventus. Bravo Benatia nel servire di prima intenzione Maček sulla corsia esterna. Qui il giovane giocatore della Juventus, fallo che permetterà alla Juventus di partire con una punizione. Il pallone per Pereira, poi Maček ha un po' di spazio, prova a chiuderlo un giocatore di Benatia. Ancora qualche metro per avanzare Benatia, che appoggia su Maček. Ancora Benatia, viene incontro. È andato in prestito a Lanciano e adesso è guarito, è stato a Cagliari, adesso riparte per questa nuova stagione. Pomeriggio, Juventus che ripartirà dopo questo match per tornare a Torino, prossimi impegni 7 agosto. Cheng King Fung, pallone profondo, colpo in testa per Maček che rimane, che affronta la Juventus con un 4-4-2 nella fase difensiva, quindi diventa anche difficile per la Juve trovare questi spazi, perché le due linee del South China, quella dei difensori e quelle dei centrocampisti, tendono ad essere molto compatti, quindi una difficoltà per il trequartista della Juventus, per Pjanic, per Pereira nel muoversi. Per Max Allegri si rialza con calma Maček, che appunto è stato colpito in testa ma sembra in grado. South China è retrocesso nel 2005 ma ha chiesto alla federazione di rimanere in Serie A, nel massimo campionato di Hong Kong, promettendo di rinforzarsi. La federanza ricca è abbastanza ambiziosa. Beh, non sono, perché tentano di rimanere compatti, tentano di fare in fase difensiva un buon 4-4-2. Occhio a Maček, per il giocatore arrivato l'anno scorso dall'Inter. Alexandro Maček, è buono il controllo, può puntare Chen King Fung, poi Cher. Di Allegri, come tutte quelle che ci sono in questo periodo, proprio per vedere a che punto è la preparazione dei giocatori. È nato quella di Rugani, che ovviamente, essendo lui con un fisico importante, in questa fase probabilmente soffre di più proprio questo tipo di situazioni, però ci ha messo una pezza netto. E su Castanos, che taglia il campo in orizzontale, lascia scorrere Hernanes. Maček, ora Hernanes, ancora largo Maček, viene servito, si fanno vedere sia Pjanic che Dybala, che di fatto provano a occupare la stessa zona del campo. Pjanic, Maček, c'è Pereira lì in zona, Maček invece appoggia centralmente. I giocatori più in forma in questo momento, già un paio di giocate molto importanti per lui. Maček, è partita Samoa, che piace molto ad Antonio Conte ed è stato proposto come contropartita per il giocatore dei Blues. Intanto Maček, il cross al centro dell'area di rigore, allontanes, Dybala, avanza Dybala, poi allarga bene per Maček, pallone che arriva, cross di prima, nessuno interviene per Cherry. Beh sì, anche per lui lo stesso caso, è Maček che in maniera molto intelligente non stoppa la palla ma la mette di prima intenzione, è mancato, diciamo, il guizzo di Cherry, che arriverà tra qualche mese. Hernanes scambia con Maček. Ancora il giocatore cieco riesce ad anticipo per Castanos dall'altra parte, cercava l'inserimento di Pjanic, anche questa è una buona idea, poi Maček in anticipo, altro scontro duro, qui però si rischia veramente di farsi male, speriamo non sia nulla di grave. Anche Benatia che si lamenta, insomma, certi interventi, va bene che è la Juventus che vuole di prestigio, però qui entra veramente malissimo Chang Su-Ki. Era in ritardo, era in ritardo Maček, era in anticipo, soprannominato Furia Cieca. Eccolo qui il contrasto, l'impatto parecchio doloroso, doveva lasciarlo calciare, fermare. Questo giallo, rimane giù Maček, che però insomma sembra abbastanza tranquillo, probabilmente solo una forte contusione per lui. Sì, poi all'altezza del parastinco, quindi probabilmente anche questo ha attutito il colpo. L'anno scorso aveva giocato 15 volte segnando una sola rete, è uscito per far posto a Marrone. Siamo sempre in debito
che appunto è nato e cresciuto nel settore giovanile. Marrone l'anno scorso ha giocato a Verona, l'ultima parte di stagione a Carpi. Herrera sul centro-destra, Vitale sul centro-sinistra e Castano spostato dietro i due attaccanti che in questo secondo tempo sono ancora alla Juventus dal 2008-2009 dopo la segnalazione del portiere Roccati. Attenzione a Macek. Poi, 21enne di Hong Kong, dicevamo di Audero, ha cominciato la sua carriera giocando da esterno, quindi anche con i piedi non se la cava mai. Qualche difficoltà in più, vedremo l'anno prossimo se riuscirà a giocare in Serie B o in Svizzera. Tanto Macek, testa il capitano juventino, poi allarga il gioco verso Macek, sempre molto largo, questa volta prova ad accentrarsi il giocatore ceco. Macek corre dall'altra parte, mette il pallone in mezzo di prima intenzione, la girata! Fortunato il ragazzo perché non trova la porta, però sta dando presenza in area all'attacco della Juventus. E tra l'altro dopo sono francese, è arrivato due stagioni fa da Evian, dice di ispirarsi a Chiellini, l'anno scorso un gol in sei apparizioni con la Primavera. Intanto Macek in aria, ancora Macek, fa passare il retro, non ha fermato il gioco anche perché i due allenatori non hanno chiesto di farlo. Qui Macek all'indietro per Parodi, ancora Macek, fa passare bene questo pallone per Rossetti, ancora Macek, bello lo scambio tra i due, il cross in mezzo, pallone per Castanos, la conclusione! Parte con Castanos. Ha rubato palla Severan, Castanos cerca e trova Macek, il cross in mezzo, l'inserimento e il pallone! Era il fatto di arrivare dall'infortunio e comunque nel secondo tempo le conclusioni di Juventus sono state tutte sotto la sua firma. Primo piano meritato con Macek. E ne approfitta per fare qualche...